Dopo 5 giorni di intenso lavoro tecnico ed individuale, si è concluso per 60 giovani calciatori lo stage Training for Your Future, organizzato da Salvatore Agri e da Loreto Calcio, seguendo il metodo Individual Soccer School. Lo stadio Gaetano Scirea di Santa Lucia del Mare e il Grotta Polifemo di Milazzo sono state le sedi di lavoro per gli istruttori Giordano Piras, Enzo Frise e Stefano Sorrentino, che con passione e competenza hanno seguito le varie fasi degli allenamenti sotto il caldissimo sole d'inizio estate. Un complimento a questi ragazzi per come si sono comportati nell'arco dei 5 giorni, sempre con molta attenzione, molta curiosità, tante domande, hanno cercato di migliorarsi continuamente e poi anche tanto divertimento, per cui insomma, quando riesci a coniugare le due cose, divertimento, fatica e sport, il gioco è fatto. Sicuramente 5 giorni importanti che ricorderanno per tutta la vita. Sì, credo di sì, perché è un'esperienza che non capita tutti i giorni, ecco, vorremmo che diventasse un pochino più frequente. E sai, venire al campo per 5 giorni, fare un doppio allenamento, confrontarsi con altre realtà, altri ragazzini, altri bambini e con una realtà di professionisti come quella di SS e di Stefano Sorrentino, sono emozioni che si ricordano per tanto tempo sicuramente. Per Stefano Sorrentino è un ritorno nella sua Sicilia. Sì, io dico sempre che qua sono a casa, io quando poi ho bisogno di ricaricarmi e di buttare via un po' di stress prendo l'aereo, vengo qua 2 giorni e poi riparto la grande, quindi questa terra è magica e questi ragazzi lo dimostrano, perché come hanno detto loro sono stati 5 giorni importanti, 5 giorni belli, 5 giorni entusiasmanti, e come le cose belle spesso finiscono in fretta, però noi abbiamo gettato le basi per fare qualcosa di importante e di più continuativo, questo è sicuro. Come si sono comportati questi ragazzi? Bene, molto bene. Non è semplice partire così, con noi che siamo arrivati, che siamo praticamente sconosciuti per loro, quindi 60 e più ragazzi che si sono messi a nostra disposizione con entusiasmo, con voglia, con, come hanno detto, con curiosità, quindi molto molto bene.